Nasce a Dublino da una famiglia inglese, Francis Bacon. Nel 1925 si trasferisce definitivamente a Londra, decidendo 2 anni dopo di diventare pittore. Una svolta avvenuta dopo aver visto una mostra di Picasso a Parigi. Nel 1945 una galleria di Londra espone il trittico Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion. Inizia la sua consacrazione artistica. Non imito mai la natura. Una volta mi trovavo nel museo Marmottan di Parigi e vi ho letto una meravigliosa lettera di Rodin. Qualcuno gli aveva chiesto se lavorava partendo dalle fotografie o dalla natura. Rodin rispose che non aveva la minima importanza, che contava solamente il prodotto finale. Se io ho creato qualcosa che vale, non importa come l'ho creata. It doesn't matter how I made. Lower Baggot Street 63, Dublino. È in quella casa, lo sgabuzzino nel quale lo rinchiudevano. Lo sgabuzzino era buio e lui era terrorizzato. E nei suoi quadri vediamo sempre quegli sfondi che sembrano ermeticamente chiusi e sono una specie di scenario, un ricordo di quello sgabuzzino chiuso a chiave. Quella paura, quei singhiozzi, non li dimenticherà più. Forse nascono da lì le bocche urlanti dei suoi quadri. Proprio in quei tratti, lo splendore dell'esecuzione, lo splendore di quelle labbra che nell'urlo parevano fissarsi in un'esterrefatta e catastrofica irrisione, e dentro le labbra lo splendore delle gengive, delle chiostre dei denti. Se la qualità dell'infanzia è decisiva per ogni essere umano, per un artista è il deposito della sua creatività, la memoria del dolore e della gioia. Vale anche per Francis Bacon, figlio dell'intransigente capitano Eddie, maniaco dell'ordine e della disciplina, appassionato di caccia e di cavalli che al piccolo Francis procurano attacchi d'asma. Già da adolescente si sente attratto dal mondo femminile e alle feste di famiglia per gioco si veste da donna. Non ci sarà altra scelta per lui che abbandonare la casa paterna in cerca di quella libertà che troverà a Berlino, a Parigi, a Londra. Se c'è un artista del Novecento per il quale vale la definizione di maledetto, quello è sicuramente Francis Bacon. Autodidatta, omosessuale, blasfemo, insofferente ad ogni appartenenza anche artistica, sarà la deformazione della realtà la sua musa ispiratrice. Il terrore che Bacon suscitò al suo apparire, oggi va forse letto non nel senso d'un compiacimento a enumerare degradazioni, ferite, pustole, infecondi abbracci e infeconde, feroci istintualità tanto più rituali quanto più depravate, bensì e supremamente come terrore di lui, il corpo umano, del suo semplice esistere come fatto e come atto, e del suo esistere in una bellezza feroce e bestiale, ma anche lucente e sacra. Una bellezza, infine, divorantemente, escludentemente e cannibalescamente maschia. Da Michelangelo alle foto di Muybridge, per Bacon ogni corpo umano è uno scrigno che nasconde e prefigura la sua decomposizione. A 20 anni aveva visto La strage degli innocenti, un quadro di Poussin, ed era rimasto sconvolto. Ma non è Poussin né Picasso a spingerlo alla pittura. Sotto il peso degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, Francis prende la sua decisione davanti al banco della macelleria dei magazzini Harrods. Citerà più volte Eschilo. L'odore del sangue umano non mi va via dagli occhi. La vita come lotta, come scontro. Perfino il Papa, le mani ad artiglio, si agita sul ring, chiuso in una gabbia, vittima sacrificale predestinata, per questo vicario di Cristo. Ed era fatale l'incontro tra Bacon e il corpo del Cristo e il suo corpo mutilato, come quelli dei bambini di cui raccoglie le foto. Trasuda pietà e commozione. La religione di Bacon. Da quanto tempo lavori qui? Sono anni, circa 23. È un tugurio che nessuno vorrebbe, ma io ci lavoro bene. Qui ci sono i miei pochi quadri astratti.
perché uso le pareti per provare i colori. Anche se nei decenni che seguono la Seconda Guerra Mondiale la leadership culturale si sposta a New York, in Europa l'arte partecipa con grande vitalità e ricchezza di contributi al clima di ricostruzione postbellica, secondo declinazioni diverse che tuttavia partono dalla consapevolezza della crisi e dalla sfiducia nei valori razionali seguita alla Seconda Guerra Mondiale. In Gran Bretagna, Francis Bacon, a partire dai 3 studi di figure per la base di una crocifissione del 1944, interpreta con coraggio e senza pietà la tragedia esistenziale dell'uomo contemporaneo che conosce il dolore e la paura. Io penso sempre a immagini di sensazioni. Che cos'è la vita se non sensazioni? Quello che sentiamo, quello che succede. Protagonista della sua pittura è la figura umana, studiata con lucidità e vista come attraverso uno schermo deformante. Egli stesso dichiara: vorrei che i miei quadri apparissero come se un essere umano fosse passato su di essi. Io considero Bacon il portatore di uno stile che è quello del figurabile. È una figurazione che si presenta come sospetto di una figura in metamorfosi, capace di partire da uno stato umano per poi transitare in uno più beluino, oppure di in qualche modo invertire la rotta da una posizione animale, convertirsi in una postura più umana. Le persone alle quali ho fatto il ritratto le ho incontrate nei pub o le conoscevo da prima. Di solito le dipingo a memoria. Ho delle loro fotografie alle quali faccio riferimento per qualche dettaglio. Ma non mi servo delle foto per fare il ritratto. È come una forma di riferimento, invece di avere la persona qui. Questo è il motivo per cui faccio ritratti solo a persone che conosco molto bene. Conoscendo la conformazione del loro volto, nei ritratti spero di creare un'immagine delle loro menti, più che fare un vero ritratto. Non c'è motivo di dipingere un ritratto se non viene somigliante alla persona. Ricrearlo e trasformarlo nell'apparenza della persona e non nella sua illustrazione è il vero problema. A riprova del fatto che la vera mostri costretti al movimento rotatorio vive la stanza dove tutto gira in un etilismo perenne o ai limiti della droga. E sempre nel tondo corpi avvinghiati in un amplesso mortale. Oppure corpi morti, diamanti che si suicidano nella stanza d'albergo parigina la sera dell'inaugurazione della mostra. Lo squartamento di Chaim Soutine, diventa il fondale della stanza del cardinale. Infine i corpi si liquefano, come la materia che li raffigura. Perfezioni linguistiche
dedicate alla più intima ricerca dello squallore. Per concludersi in un surrealismo che forse con Picasso ha qualcosa a vedere, ma molto di più con The Elephant Man. Tutto sta cadendo a pezzi. Il sole si sta spegnendo, le stelle si stanno spegnendo. E l'unica cosa certa nella vita è che tutto sta cadendo a pezzi, tutto sta morendo. Francis Bacon nel suo club preferito, il Colony Room Club. Una grande stanza con un bar al piano terra di una casa. Un club privato, frequentato per lo più da omosessuali, ma anche da coppie dell'alta società londinese. In questo club è possibile incontrare persone che Bacon ha ritratto, come ad esempio la proprietaria del club, Muriel Belcher. C'è tutta una serie di dipinti di Bacon che ritraggono Muriel Belcher. La mia ricerca non è diretta a trovare la mia identità. Io cerco per creare opere veramente grandi che mi stimolano, che mi permettono di sfogare le mie sensazioni. Cos'altro dovrei fare per passare il tempo? Talvolta si ha l'impressione che lei dipinga incessantemente nel tentativo di opporsi alla vecchiaia, alla distruzione e alla morte. No, voglio solo fare delle immagini meravigliose nei limiti delle mie possibilità. È questo che mi interessa. Immagini meravigliose? Cosa intende dire? Meravigliose secondo quanto mi suggerisce il mio istinto. Istinto? È forse questo il nucleo, la sostanza della sua vita? Lei sa che cos'è l'istinto? Certo che è l'essenza della mia vita. Secondo che altro criterio potrei vivere? L'arte è artificiale. E se si vuole rappresentare un fatto della vita, dato che la vita è totalmente diversa dall'arte, bisogna reinventare una tecnica pittorica che possa raggiungere il sistema nervoso. E questo avviene solo una volta ogni 3 o 4 generazioni. È successo con Van Gogh, che ha inventato un nuovo modo di dipingere un paesaggio. Non ho imparato nulla. Nella vita si accumula. Io ho guardato tutto, ho osservato tutto. Come posso sapere in che modo tutto ciò mi ha influenzato? Io accetto tutto ciò che l'istinto ha prodotto in me. Accetto quello che ho visto in passato. Solo questo conta per me. And what I've seen in the past and everything, that's what counts for me, and that's all. Lei allora considera la storia e lo sviluppo della pittura, l'arte, come parte del suo istinto? Non considero nulla come uno sviluppo storico. Prendo tutto come viene. Considera se stesso come un soggetto attraverso il quale tutto il mondo passa continuamente. Precisamente. È proprio così. Urlo, denti sconnessi, strie di colore lavato via, quasi a cancellare le labbra. Uomo, bianco, anziano. Occhiali, infatti, storti sul naso come dopo una zuffa. Niente capelli, forse però un buffo cappello. Istituzionale. Un'autorità? Un soldato? Chi è quest'uomo? Niente cravatta.
ma col letto chiuso fino all'ultimo bottone che assedia la pappagorgia. Ma non si vedono bottoni. Un costume? Niente bottoni fino alla pancia. Una veste violacea che si arresta a metà delle maniche. Da prete, da prelato, da alto prelato. Sedia gestatoria? Forse. Odore di vicario, odore di santità. Odore di papa? Verifico. La sedia gialla è istoriata con decori gialli dietro alla cortina di incertezza che questo pittore costruisce con le sue strie. Un velo di incertezza anche sulle mani bianche, decolorate, da vecchio, serrate sulla sedia. Forse. Una veste sulle ginocchia. È la raffigurazione di un personalissimo papa surreale. La massima autorità in una posa scomposta, angosciata, dolorosa. Perché? E perché, pittore, lasci tanto spazio intorno alla tua figura in un complicato intreccio di strutture gialle come satelliti impazziti? Cos'è che fa di un uomo un'autorità? L'autocontrollo. Qui c'è un uomo che si ribella al peso della sua autorità, che non ce la fa più. Urla, ma di nascosto, quando non sa che lo stiamo vedendo attraverso i veli. Questo pittore si immedesima nell'autorità che lui odia e sogna il suo crollo. Come tutti coloro che urlano, questa autorità disperata chiede aiuto. Egli è solo e non servirà a urlare. Nessuno lo sentirà, perché tutti lo sentiranno e faranno finta di nulla. Il potere è il luogo rarefatto della perfetta solitudine. Ecco cos'è quell'incastellatura gialla. Una gabbia che non permetterà a quest'uomo di fuggire. Già, dal potere non si fugge, non ci si dimette, perché dal potere non si guarisce. Il giorno dopo che lo si è perso si muore. Ti piace smascherare l'apocalisse nascosta nelle istituzioni, vero, Francis Bacon? Ma forse nei tuoi quadri oltraggiosi c'è uno sconfinato desiderio d'amore. Vorresti una società senza recite, senza ipocrisie. Sei un utopista, Francis. Anzi, un artista. Il potere è una malattia da cui non si guarisce? Con questa tua faccia deformata da una rabbia incontrollabile, ci hai quasi convinto. C'era una sola città dove Bacon potesse sentirsi completamente libero, dove potevi incontrare nello stesso club rispettabili uomini d'affari e artisti trasgressivi. Quella città era Londra. L'ambiente era quello che si può dire un melting pot, no? Ossia, c'era di tutto. Ossia, c'è stato in quegli anni un momento in cui le arti si sono veramente mischiate, no? Se prendiamo per esempio Yellow Submarine, dove c'erano questi grandi disegnatori che erano conosciutissimi, che si sono messi coi Beatles. Si mescolano anime e corpi, come Francis mescola colori nel suo studio a South Kensington, una specie di caverna completamente ricoperta di tubetti di colori fino al soffitto, e poi stracci, pezzi di pantaloni di velluto con i quali tamponava le tele, e foto, e libri di medicina, di danza, di storia. In particolare sui casi di tentato omicidio. Nello studio il caos della sua mente, mentre il resto della casa sembra tenuto da una scrupolosa casalinga. Muore il 28 aprile 1992 a Madrid.